Acqua e cambiamenti climatici, se ne è discusso a Trenzano, l'Auditorium Tullio Padovani, di fronte ad alcune classi di studenti, evento organizzato da Cogeme Onlus con la collaborazione di Comune e Unibs. È stata un'ottima occasione quella che ci ha offerto la Fondazione Cogeme, l'Università di Brescia. Crediamo che purtroppo dobbiamo prendere atto di questi continui cambiamenti climatici che ci coinvolgono a tutti i livelli, e comunque l'acqua è da sempre un nostro elemento importante, le nostre risorgive. Speriamo, ci auguriamo che poter consegnare le nuove generazioni che erano presenti anche oggi numerose in collaborazione con la scuola, poter fornire e poter lasciare un'eredità importante. Con il presidente fondazione di Cogeme, anche il presidente di Cogeme, Dario Lazzaroni. Relatori dell'evento Stefano Barontini, Giovanna Grossi e Sabrina Colli, allestita anche una mostra sulle tecniche irrigue in condizioni di scarsità irrigua, aperta in questo weekend. Con questa mostra noi abbiamo inteso mettere in evidenza l'importanza culturale dell'irrigazione tradizionale, perché l'irrigazione tradizionale deve essere vista come un asse portante della conservazione del suolo e quindi della conservazione anche del suolo in caso di cambiamento climatico. E questa è sì una mostra che parla di tecniche antiche che tuttora comunque sono vitali in molte zone del globo.